non solo in Sardegna, come verrà concretizzato questo Green Pass. Roberto, per oggi grazie per essere stato con noi. Grazie a te Federico, un saluto agli ascoltatori. E noi adesso allora andiamo in provincia di Agrigento, Radio Torre Libera, siamo collegati con Mimmo Tornambè, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. E siamo collegati anche con il sindaco di Calamonaci, sempre in provincia di Agrigento, Pino Spinelli. Buon pomeriggio sindaco. Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Abbiamo scelto il sindaco di Calamonaci perché? E per parlare di cosa? Perché Calamonaci è un piccolo centro a 3 km da Ribera e a 55 km da Agrigento, sono circa 1300 gli abitanti, è stato fondato il 6 febbraio del 1574 e il sindaco dal giugno 2018, Pino Spinelli, quest'anno ripropone una iniziativa molto interessante, il netturbino di quartiere, si ritorna alle origini, quando il resto responsabile di un tratto stradale era un netturbino che era conosciuto da tutti e quindi riusciva ad tenere pulito il suolo pubblico, che è una delle poche cose che non riusciamo a fare qui in Sicilia, a tenere pulito soprattutto fuori. Non solo lì in Sicilia, tenere pulito è sempre un'impresa che sembra irraggiungibile, un po' perché anche noi sporchiamo in continuazione senza rendercene quasi conto. Sindaco, allora che cos'è il netturbino di quartiere? Allora, il netturbino di quartiere è semplice da spiegare, io è da circa quasi 3 anni che sono sindaco di questo piccolo centro, da sempre è stato un orgoglio per qualunque amministrazione che si è precedente essere presente in questo piccolo centro. Praticamente il netturbino di quartiere nasce già dall'anno precedente, iniziando dal fine mese di maggio fino a tutto agosto. Ho destinato dei lavoratori da inserire nei vari quartieri, proprio materialmente con, non so se lei si ricorda dei lettere con certo. Ci ricordiamo che passavano a spazzare le strade. Perfetto, io ho riprodotto la stessa cosa di allora, ho messo dei ragazzi giovanissimi, quindi impiegando dei giovani, quindi diminuendo quello che è la disoccupazione, inventa cosa di utile. E che cosa fanno in particolare? Che col carrettino, la scopa, puliscono tutte le strade, sia del centro abitato soprattutto, che quasi purtroppo da qualche anno che si è passate ai vari consorzi dove c'è il ritiro, anche se devo dire io come altri comuni della zona abbiamo un'ottima qualità di raccolta dei rifiuti urbani, raggiungendo il mio comune addirittura al 96% e siamo state premiate a livello regionale. Indifferenziata. E io sto continuando a usare questo complimento. Grazie, perché ci teniamo molto alla pulizia del paese, quindi garantendo anche la pulizia nei quartieri, senza tralasciare nulla. Questo avviene giornalmente, ogni mattina, dal lunedì al sabato. Mimmo. Sì, fanno anche la scerbatura, il sindaco deve dire che fanno anche la scerbatura, che è molto importante. La scerbatura avviene tutto l'anno, tranne quando piove chiaramente, tempo permettendo. E ci dovete dire che cos'è la scerbatura? Togliere l'erba che spunta. Prego Mimmo, parla tu Mimmo. Sì, e togliere l'erba che spunta fra i marciapiedi, e abbiamo anche delle zone che non sono popolate e quindi l'erba grazie anche al nostro clima cresce facilmente e poi il problema è toglierla. Rovina le strade poi. Sì, soprattutto. Sindaco, quindi fate un servizio completo e tolgono anche le foglie dai tombini? Tutto. Due volte l'anno pulisco i tombini delle acque, chiamiamole bianche, pulite, non fognature chiaramente, che puliamo regolarmente almeno due volte l'anno, almeno, alla pulizia straordinaria e quasi giornalmente. Sindaco, veramente avete un paese ordinatissimo e dobbiamo venirla a vedere, non possiamo dire allora, radio ci mandi le foto me le faccio mandare da Mimmo e così lo vedo, però agli ascoltatori l'abbiamo raccontato e penso che gli abbiamo fatto anche venire la voglia di vederlo. Di venire oltretutto essere pulito, abbiamo alcune caratteristiche che sarò
con molto piacere in grado di fare vedere chi vorrà visitare il mio piccolo centro, che poi sta benissimo. Invito tutti, compreso lei, che l'aspetto con tanto piacere. Grazie. Allora, Calamona, in provincia di Agrigento, il sindaco è stato con noi, Pino Spinelli. Grazie, buon pomeriggio. Grazie a tutti voi. E grazie a Mimmo Tornambè di Radio Torre Ribera. Alla prossima, Mimmo. Grazie, alla prossima. Ciao a tutti. In regia Paolo Accorona, il Territorio Parla, torna domani.